Quindi a un musicista che vuole rendere la musica la sua professione, che consiglio daresti? Allora, investi sempre su te stesso, perché sei l'unico che crede in te stesso, ok? Chi più di te può credere in te? Non aspettarti mai che qualcuno, a parte i tuoi genitori, eventualmente credano in te. Quindi tenta sempre di avere un focus e un obiettivo da raggiungere, ok? Se vuoi diventare famoso e fare canzoni pop, devi diventare famoso con le canzoni pop, devi scrivere un sacco di canzoni pop e tentare di promuoverti il più possibile. Adesso ci sono un sacco di canali che possono promuoverti, in internet è pieno, quindi in bocca al lupo. Il consiglio è quello di utilizzare in modo intelligente il web, sicuramente, se vuoi ne possiamo parlare, ma diventerebbe molto lungo. Invece il consiglio vero è quello di esistere, cioè di esistere in forma fisica, cioè io ho prodotto dai musical a dei dischi a trasmissioni televisive, quindi quello che io vedo in un video web posso comprendere che lui è in grado, quel musicista, di suonare quella cosa. Però in realtà, se non è un'esibizione live, io non so se ci abbia messo un giorno, due anni o se l'abbia montato in 50 take. Quindi se devi usare il web, utilizzalo per esibizioni che si percepisca che siano one shot, che siano qualcosa che tu sei in grado di fare, ma esistere nella forma dal vivo vuol dire suonare con delle bands, collaborare con degli altri artisti e prepararsi al successo. Cioè, se tu devi sperare di arrivare a fare questo di mestiere, bisogna che tu ti prepari. It's a very very tough industry. I think you've got to have thick skin, and I think it's important to not kid yourself. I think be realistic and don't believe your own hype. I'm a firm believer in I have lots of small goals, and I just look to achieve like one step at a time. I don't sit here and think, I'm going to be playing big arenas in 2 years time. I don't think like that. I just think, right, I just want to keep getting gradually bigger. And whereas I do come across some bands and I think, they think, we're going to be superstars next year and all this stuff, and I think it's quite a dangerous way of thinking it. Don't believe your own hype, be realistic and be true to yourself, I think. Il primo di tutti è studiate. Questa è proprio la prima. Studiate, cioè, ma non con l'intento di diventare musicisti, ma perché volete essere musicisti, cioè nel senso perché vi piace quella cosa, prima di tutto. Non si tratta di una cosa di esposizione, si tratta proprio dell'averlo dentro e del volerlo fare, perché un conto è farlo per hobby a casa, un conto quando poi diventa il tuo lavoro deve essere una passione che hai veramente, altrimenti diventa difficile portarlo avanti per tante scelte. Però alla fine, in una grande storia d'amore, che cosa conta? Conta il fatto che quando hai di fronte quella persona puoi stare con lei e non fare un cavolo per dei giorni e dici è tutto perfetto. Ed è così con la chitarra, tu devi prendere in mano la chitarra e dire non c'è niente di più edificante, ispirato, poetico e sensuale che io possa fare, e sei già avanti, perché sarai talmente bravo se lo fai così che ti cascherà il lavoro addosso. Stiamo bene con la musica e se stiamo veramente bene, l'idea di sposarsi e diventare un professionista verrà da sola. Io presumo che sia la creatività in generale. Non sono un musicista di quelli che ama molto ricalcare le orme di altri. Ho sempre cercato di definire un po' quello che era i confini di un mio genere preciso. Quindi fin da piccolo ero appassionatissimo di ogni forma da arte, disegnavo sempre. Quindi penso che nella musica ho trovato probabilmente la dimensione artistica più ampia, no? Dove potermi esprimere. Viviamo in un periodo un po' difficile per la musica, soprattutto in Italia. Però il consiglio che do un po' a tutti è scendere a meno compromessi possibile, quindi fare ciò che vi piace, ciò che ci piace. Quindi buttare tutta l'energia in quello che ci piace, creare uno stile personale, che poi la gente venga a vedere te e non un altro, perché tu sei tu e hai il tuo stile, la tua personalità e vuole vedere te. E allora poi, parlando anche di mercato, parlando di musica eccetera, ti pigli la tua fetta di mercato e riesci a lavorare. Ognuno secondo me deve trovare un po' la sua anima musicale. È difficile da spiegare, è difficile da fare, forse ci vogliono anni, una vita intera, però provate a utilizzare lo strumento in un modo un po' particolare e trovare la vostra voce. È fondamentale studiare i grandi, come facciamo più o meno tutti, no? Ascoltare ad esempio Kurt Cobain e rifare i pezzi di Nirvana, che è una cosa fondamentale, ma anche provare a trovare una propria voce,
anche se all'inizio ci può sembrare un po' stupido perché magari ti senti un po' in difficoltà. Il consiglio più importante è tanta dedizione e tanta pazienza, soprattutto farlo perché uno ci crede, quindi non buttare tutto sul fatto che magari si possa essere più o meno famosi. La scelta di un artista è una scelta di vita, per cui è una scelta che va verso se stessi, verso l'esplorazione di se stessi per dare qualcosa agli altri. Quindi è una sorta di missione, se vogliamo. Una missione che riguarda la cultura, l'arte e la generosità verso il pubblico. Non giudicare gli altri musicisti, ma cercare sempre di imparare qualcosa e essere molto aperti, perché è quello che può garantire un'evoluzione stessa della musica.